Buonasera a tutti, qui alla GICO abbiamo un'occasione oggi di una certa rilevanza, direi. Carlo Cracco, dire chi sia Carlo Cracco è tante cose, per cui io lascerei a te, Carlo, di dire che cosa sei adesso, che cosa stai facendo adesso. Ma adesso mi porto a casa la stufa, innanzitutto, perché è la mia, l'hanno copiata dalla mia, per cui no, ho chiesto se era esattamente uguale, mi ha detto di sì, Corrado. Manca la firma, ma ci metto 2 secondi a farla. No, direi che insomma, abbiamo fatto un bel lavoro, noi abbiamo aperto il nuovo ristorante a Portofino. E appunto per la parte di cucina ci siamo affidati a Somek, gruppo Somek e ovviamente poi di conseguenza con Gico e abbiamo, grazie a Corrado, a tutto il team e anche ad Andrea che non è qua, credo in giro, però c'è, abbiamo fatto questo progetto che è molto bello, progetto di rilancio per il ristorante di Portofino, era un vecchio ristorante chiuso da tanti anni, per cui ci piacciono i progetti dove si può intervenire in maniera radicale, ma allo stesso tempo con una grande storia dietro. E farlo soprattutto attraverso degli strumenti anche innovativi e fatti su misura, per Ecco, io poi cui vorrei tornare su questo tema. Ora, prima di entrare in questo dettaglio, vorrei chiederti, visto che tu, insomma, qualche anno sulla scena della cucina italiana ci sei stato un grande innovatore, oltre che un personaggio che è diventato pubblico nel sì, tempo, perché non ci sono ancora le finestre per la pensione no? da noi, le hanno chiuse. No. Sono le sbarre. Senti, ma com'è cambiata la cucina? Se è cambiata in qualche modo in questi tempi? Cioè, qual è l'approccio adesso? Ah, dopo la pandemia è cambiato ancora. Era già cambiato prima, io dico prima di Expo e dopo Expo, però diciamo già lì c'era stato un grande cambiamento, in meglio ovviamente. Però dopo la pandemia credo che ci sia ancora di più una voglia di riscoprire da un lato la socialità, dall'altro il fatto di poter avere un'esperienza e soprattutto per noi, per chi come me opera nel campo, nuove opportunità che vuol dire anche nuovi partner, vuol dire nuovi progetti, vuol dire studiare, trovare nuove soluzioni, garantendo sempre però qualità, affidabilità e tenuta nel tempo, Quindi in questo modo. senza dimenticare che oggi c'è anche qualcosa di digitale da integrare all'interno di queste macchine che può aiutare molto e noi l'abbiamo fatto grazie a tutti i problemi che comporta Portofino. Siamo riusciti anche a compensare i problemi strutturali attraverso la cucina. Ecco, penso che da questo punto di vista sia importante avere un partner che riesce a seguire. Anche poi tra l'altro le esigenze di un cuoco evoluto che ha comunque, io ho conosciuto tra l'altro la persona che lavora con voi a Portofino che è bravissimo e tra l'altro ha vinto la finale di Emergente pochi giorni fa, ragazzo di 25 Sì. anni che alla fine è veramente molto 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 bravo. Ecco, quanto è importante avere un partner che ti segua nella progettazione di una cucina come si deve? È un aspetto che abbiamo sempre un po' tralasciato, nel senso che usandola noi siamo abituati a impostarla come ci piace a noi. In realtà è un processo molto più profondo e molto più complesso, perché poi non è che la usi solo tu, non è che riesci a usare tutti questi metri di cucina, per cui hai la brigata e la brigata deve poter operare in modo sincronizzato, in maniera pulita, in maniera sicura e soprattutto cercando poi di dare delle risposte molto veloci e
a quelle che sono le sollecitazioni. Per cui il fatto di poterlo progettare, abbiamo avuto la fortuna di aver avuto, nella sfortuna, la pandemia, abbiamo avuto il tempo per anche fissare alcuni paletti, trovare nuove soluzioni, soluzioni che poi abbiamo trovato anche all'interno, poi nel momento del montaggio, difficoltose, per cui siamo riusciti anche a superare quella parte lì, ma non solo logistica, parlo anche di alimentazione, di contenimento dei costi, di gestione. Ci sono tante cose attaccate a una cucina, non è solamente accendi e spegni. Direi. E questo ci ha fatto capire quanto c'è di margine ancora per poter lavorare su questo tema. Oggi ancora di più, visto come sta andando la crisi energetica, no? Che tutto rincara, dalla benzina al gas. Ecco, parliamo devo a dire punto che una volta ogni tanto l'abbiamo indovinata. Ecco, c'è un tema di cui si parla tantissimo, forse è un termine abusato, che è sostenibilità. Che rapporto hai tu con la sostenibilità? È un tema vastissimo, mi rendo conto. Sostenibilità è innanzitutto cercare di non impattare troppo sull'ambiente. E devo dire che alla fine noi ci siamo riusciti, perché la cucina era già fatta, era scavata dentro nella roccia, tra parentesi, la metà è quasi dentro nella roccia, metà è fuori, e l'abbiamo solamente diciamo resa fruibile, come oggi le norme obbligano a fare, ma quello che diciamo è stato fondamentale è recuperare tutto quello che c'era come spazi, come opportunità, perché è ovvio che se uno potesse avere, no, disegnare la cucina, la vorrei di 300 metri quadri quadrata, questo qua, non succede mai. Per cui ti devi sempre adeguare a quelli che sono i locali. In questo caso noi non abbiamo toccato il locale, cioè la parte di strutturale, ma solamente l'interno, perciò mettendo in sicurezza e cercando di rendere al massimo la fruibilità e il comfort all'interno della cucina. E ci siamo riusciti sotto tutti i profili. Avevamo un problema elettrico, l'abbiamo risolto. Avevamo un problema, l'abbiamo risolto. Cioè, il fatto di poter essere così flessibili e non troppo invece andare, no, ho bisogno di questo, devo portare, devo fare, cioè tutto l'insieme della progettazione alla fine ha fatto sì che non si vede che oggi quello è ritornato a essere un ristorante e dentro lì si cucinano 400-500 piatti al giorno. Miseria, veramente un numero importante. Sì. Grazie. Ecco, l'elemento sicurezza. Tu hai accennato all'elemento sicurezza in cucina. Sicurezza sì, perché un altro aspetto molto importante per i ragazzi, perché spesso siamo sollecitati in maniera molto forte e a volte puoi commettere anche degli errori, per cui il rush del servizio. Sì, il fatto di avere anche una garanzia o una valvola di sfogo anche attraverso la tecnologia ti aiuta a compensare a volte alcuni problemi che possono sorgere, e in cucina ne sorgono sempre. Per cui più siamo capaci di ridurre il rischio e aumentare invece il comfort all'interno della cucina, e mi riferisco a tutta la parte di estrazione dei fumi, eccetera, eccetera, abbiamo avuto un problema, non so, con i rumori, l'abbiamo compensato, siamo riusciti a compensare anche quello. Cioè, tutto è stato studiato e fatto in modo che non ci sia un impatto violento
sull'ambiente circostante. Quindi preservando in buona sostanza quello che è. In buona sostanza preservando. Poi c'è tutta una parte di filosofia di cucina che abbiamo adottato a Portofino, che è simile a quella che abbiamo qua. Lì è ancora più facile perché siamo sul mare. A contatto con il fornitore. Siamo sul mare, per cui abbiamo scelto di non cuocere carne perché non c'è. C'è il pesce, usiamo il pesce, ovviamente. E che pesce? Perché poi il marlino. Se uno ovviamente ha delle problematiche si vanno incontro, ma cercando di sfruttare al massimo il territorio senza andare a comprare in giro per l'Italia. E questo ci ha aiutato tantissimo, ovviamente il territorio, perché è un territorio ricco, a Milano è già un po' più complicato, però dove si può fare si fa. Carlo, parliamo di giovani. Tu sei un mentore, sei presidente di una scuola. Di giovani? Di giovani, esatto. Lo ero. Lo sono stato anch'io. Però tu sei un mentore. Ecco, eccolo là. Tra l'altro noi abbiamo questo ragazzo che ho visto all'opera. Sì, perché io l'ho abbandonato in un altro stand che doveva finire. Mattia è lo chef di cucina del Cracco Portofino. E viene da Bergamo. Provincia di Bergamo, da Clusone, bello tosto, anche se l'età 25, no? Se non fa sembrare molto giovane, ma in realtà... Ecco, il consiglio che tu glielo stai dando adesso, ma il consiglio che daresti a un giovane che sta affrontando questo mondo che in questo momento tanto facile non è? Io i consigli cerco di non darli mai, perché non è il consiglio che c'è bisogno di motivazione, è la motivazione che ti fa alzare tutte le mattine e occuparti della cucina e del menù e della brigata e del ristorante, per cui più che i consigli sono le motivazioni, e le motivazioni sono poi il motore di tutto quello che tu andrai a fare. Se hai una motivazione valida, farai sempre il tuo lavoro molto bene. Se non c'hai una motivazione tale da farti ogni giorno metterti in discussione, ogni giorno fare quel lavoro, ogni giorno cercare di migliorare, ecco che tutti i consigli possono servire, ma sarà dura. Sarà molto dura, per cui la motivazione è il principale obiettivo. Senti, invece chiudiamo con una domanda filosofica. Dove va a finire la cucina di questi tempi? Vediamola in un arco di tempo di 10 anni, che tipo di percorso prenderà? Abbiamo visto tante tendenze che alla fine sono nate, sono morte, ma che cos'è che tiene in vita la cucina? La cucina sta in piedi da sola, basta vedere, no? Queste cose qui vanno oltre il tempo, no? È una cosa che rimane, no? E tanto più è performante, tanto più durerà nel tempo. Quello che sarà la cucina dipenderà molto anche da chi la fa, ma la cucina va sempre avanti. Non è che la cucina sta ferma. Se pensiamo a 30 anni fa, quando io ho cominciato, voglio dire, sembra di essere all'epoca delle caverne quasi, no? E per cui... C'ero anch'io, per cui... Per cui, voglio dire, non, il balzo in avanti è stato enorme. E questo grazie ai ristoranti, grazie alla tecnologia, grazie alla progettazione, grazie all'innovazione, a tutto, allo studio, alla ricerca, no? Però quello che forse più di tutto oggi conta è avere un progetto, per cui cercare di pensare il ristorante sì come esperienza, sì come momento unico, ma anche sostenibilità, impatto sull'ambiente, impatto sulle persone, benessere sulle persone, sul team, cercare di vedere un po' più in là rispetto a quello che
può essere la cucina, perché poi la cucina noi ci divertiamo e grazie anche a tutto quello che oggi c'è di innovazione riusciamo anche a esprimerci in maniera più rapida, più precisa, a trovare nuovi stimoli. Però poi ecco, ci vuole sempre un progetto un po' più profondo, un po' più innovativo, ma non innovativo perché andiamo a fare chissà che cosa, ma perché dobbiamo pensare che l'ambiente oggi è molto fragile, molto delicato e dobbiamo rispettarlo e conservarlo. Se riusciamo a fare questo, riesce anche il ristorante ad andare avanti e andare avanti sempre meglio. Molto bene. Hai usato un termine che mi piace, quindi mi hai dato lo spunto per un'ultima domanda, questa è l'ultima davvero. Progetti, tu hai usato un paio di volte il termine progetti, quindi a questo punto ti chiedo i tuoi progetti, perché insomma parlavamo prima di pensione che arriverà mai, no? Quindi alla fine, anche perché non è... No, ma poi non è un tema, diciamo, io voglio dare danno, per cui mi piace spronare in qualche modo i collaboratori, no? Progetto ce ne sono tanti, forse il progetto principale in questo momento è cercare di mettere ordine, cercare di trovare una strada un po' diversa rispetto a prima e soprattutto tenendo conto che forse qualcosa è cambiato. Forse. Forse. Bisogna perciò cercare anche noi di cambiare e di dare sempre di più in termini di offerta al cliente e dall'altra parte però cercando di costruire un team in grado di sopperire e di aiutare a fare questo lavoro. Per cui la parte forse più difficile in questo momento è proprio ricostruire un futuro insieme sostenibile e che abbia un valore aggiunto. Magnifico. Carlo, grazie di questa bella chiacchierata, un applauso. Io poi grazie a Somek, grazie a Gico. Ringrazio appunto coloro che hanno permesso il progetto, perché poi vedere, noi siamo bravissimi si a sognare. Di venirti a trovare tutti. No, ma noi siamo bravissimi a sognare, poi dopo vai lì e cerchi di dare una forma a questo sogno e a realizzarlo. Però qualcuno per cui... che ti aiuta a metterlo in forma. Sì, ma qualche matto lo troviamo sempre. Fantastico. Grazie. Grazie.